Eh sì, ma a questo punto c'è qualcosa che a me non torna. Perché? Perché abbiamo parlato delle grandi tradizioni musicali del paese, abbiamo parlato delle bande, dei primi complessi musicali, delle orchestrine, dei gruppi, eccetera, eccetera. Però a questo punto non possiamo non ricordare un gruppo di persone amante della musica classica. Era un circolo musicale mai formatosi, mai costituitosi, che però ha resistito nel corso dei tempi. Erano amanti di quel genere presente nella cultura occidentale che coniuga la musica colta, raffinata, alla classicità più pura. Queste persone magari non avevano mai imparato uno strumento e nemmeno conoscevano la musica, eppure avevano un orecchio finissimo, sviluppatissimo, capace di cogliere anche le variazioni più sottili di tono, di ritmo e di melodia. L'ascolto dei brani ovviamente avveniva come era possibile, con la tecnologia a loro disposizione in quel periodo, dai vecchi 78 giri ai vinili a 33, fino poi arrivare ovviamente ai CD, ma trovava la sua espressione massima presso il Teatro Rendano a Cosenza, meta spesso invernale di visita, per godere delle varie opere e operette che questi galanti amanti del classico non mancavano mai, seguendo un'intera stagione lirica. Grandi collezionisti, esperti, che io stasera vorrei ricordare, facendo i loro nomi e proponendo anche un brano classico. Però qui devo chiedere aiuto al mio staff. Franco Sicilia, ti avevo chiesto per piacere di stilare l'elenco dei nomi, magari dimenticheremo qualcuno, però il tributo ovviamente è rivolto a tutti. Ce l'abbiamo? Ok. A Dario avevo chiesto una base. Come? Non te la ricordi? Siamo rovinati, se non ti ricordi la base tu non possiamo partire. A Luigi invece avevo chiesto di portare il flauto. Ce l'hai? Perché io volevo mettere su, mentre Maria Luisa legge i nomi, quel brano, mi ricordo se era di Bach, mi ricordo che era in Si minore. Ci siamo? Possiamo farla? No? Sì o no? Datemi un certo. Il flauto ce l'hai, sì? E allora, dai. Allora, nell'elenco che mi ha consegnato Franco abbiamo Iginio Turano, Renato Sicilia, Giuseppe Turano, Francesco Patitucci, Carlo Percacciante e la sua signora Elia Franco, Don Antonio Sicilia e Don Evigino Pugliese, Luigi Spagnolo, Mariano Cozza da Mantea, Pietro Carricato, meglio conosciuto come Petrino, e Eustachio Settino.